È stata definita una banda sinfonica che suona come un'orchestra. Ed è vero, se si tiene conto delle incantevoli e surreali sensazioni provate ieri sera al Massimo Cittadino nell'ascoltare la banda dei Carabinieri, conosciuta in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica compostezza, la profonda vocazione musicale. 102 orchestrali diretti in modo magistrale dal tenente colonnello Massimo Martinetti. Brani celebri tratti da opere note in tutto il mondo che hanno incantato la folta e qualificata platea. Salerno ha voluto in questo modo celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. L'ha fatto nel modo migliore, offrendo alla cittadinanza uno spettacolo significativo e di altissimo livello. Lo scenario del Verdi ha poi fatto il resto, con la sua perfetta acustica che ha consentito anche a chi non ha il cosiddetto orecchio ad apprezzare le performance dei professori d'orchestra, virtuosissimi con i propri strumenti, ad intonare brani celebri tratti da opere come Il Barbiere di Siviglia, La Carmen, oppure L'Intermezzo della Cavalleria Rusticana, dove Mascagni si supera con la delicatezza e la dolcezza delle note, o quella Danza delle Ore che richiama alla mente melodie familiari. Una serata da incorniciare dove tutto ha funzionato alla perfezione grazie all'impeccabile organizzazione dell'Arma dei Carabinieri. Ieri sera a Salerno era presente anche il comandante della Legione Campania, il generale di divisione Carmine Adinolfi, che ha avuto parole di elogio per quanti hanno collaborato alla realizzazione dell'evento con il comando provinciale di Salerno in prima linea. Soddisfatto anche il sindaco Vincenzo De Luca, che nel fare gli onori di casa ha voluto ricordare come in un momento difficile che l'Italia intera vive in queste ore ci sia bisogno di unità di intenti e di forza per risalire la china, proprio come quando a Salerno si diede vita al primo governo transitorio dopo la caduta del fascismo.